con mister Macaro della Visfondi, una prestazione sicuramente caratterizzata dalle tante assenze e questo sicuramente vi ha penalizzato. Rispetto alla partita di andata è stata molto più difficoltosa. Sì, le assenze hanno influito e non poco, ho parecchi elementi che giocano anche come andare in prima squadra, quindi giocando anche il sabato, poi la domenica, diciamo che doppia seduta allenamento tutte le settimane, questi ragazzi vivono il campo 6 giorni su 7, quindi vengono un po' la domenica caratterizzati da questa stanchezza che si portano dietro. Per il resto anche il portiere che ieri sera si è sentito poco bene, quindi non è potuto venire oggi, ma di certo questa non è una scusante, perché ogni ragazzo che ho a disposizione deve dare il meglio. Non possiamo cullarci sul fatto se ci sono o no i titolari, qualunque ragazzo deve essere pronto per entrare in campo e dare il massimo. Questo oggi un po' è mancato, magari la mentalità oggi, ecco, posso dire che oggi abbiamo perso molto sul piano della mentalità, i miei ragazzi non sono proprio scesi in campo, io stesso ho avuto difficoltà a gestirli, mi sono trovato un po' in difficoltà. E questo, però lavoreremo sugli sbagli fatti oggi per non farli in futuro. Siamo con il mister Screpante e Di Giosa, sono stati rispettivamente l'autore di una buona partita e ovviamente anche colui che è riuscito a architettare questo successo. Partiamo subito con il mister. Mister Screpante, è stata una partita sicuramente molto positiva da parte della sua squadra, gioco corale, tante belle azioni, insomma meglio di così non poteva chiedere ai suoi ragazzi. Assolutamente, abbiamo fatto un'amichevole in settimana dove abbiamo provato molto la fase difensiva e sono stato contento perché il primo tempo è stato perfetto, fase difensiva, ripartenze, difatti è finito 6-0 il primo tempo e sono stato felicissimo per questo, è stata veramente una bella partita. Il secondo tempo ovviamente sul risultato del 6-0 un pochino la concentrazione è calata, però è ovvio, sono giovani, però abbiamo avuto molte belle risposte da parte di tutti. Sono contento che stasera ha giocato un po' di più Valerio Di Gioia, un ragazzo dell'Under 16 che è in pianta stabile in Under 21 perché ha delle qualità immense e quest'anno piano piano le sta dimostrando. Speriamo che questo finale di campionato sia importante per lui per trovare il primo gol con questa Under 21, oggi ci sono andati vicino. E allora lo sentiamo immediatamente, Valerio Di Giosa, insomma una prestazione da parte della tua squadra sicuramente molto brillante, tu nel finale sei andato vicino al gol e ti sei quasi tolto una soddisfazione. Certo, sicuramente il gol poteva coronare comunque questa partita, come ha detto prima il mister, ho giocato anche di più rispetto al solito, sono contento anche perché c'è gente che anche oggi ha trovato il gol che non lo trovava da parecchio tempo, come D'Aiello o Cucuzzella, quindi sono anche contento per loro, comunque sono i miei compagni di squadra. E come ha detto il mister, mi sto anche integrando bene con il gruppo. Anche oggi parlando della partita, una bella partita è stata, sì, mi sono anche divertito. Complimenti e faccio un'ultima domanda al mister, rispetto alla partita di andata tanta crescita, avete lavorato molto, soprattutto dal punto di vista mentale, probabilmente era questo l'aspetto che principalmente mancava alla tua squadra, tanti blackout, l'abbiamo vista insomma giocare bene sì, ma comunque adesso sembra migliorata molto sotto questo aspetto. Purtroppo io innanzitutto ringrazio il mister Luca Signoretti che ha iniziato questo percorso con l'Under 21 e per problemi familiari non ha potuto finire questa stagione, c'è la sua impronta sicuramente, io ovviamente do il mio in questo momento a questi ragazzi, mi dispiace perché è una squadra che ha fatto molti pareggi e delle volte con i 3 punti e forse è meglio, non so, su 4 pareggi perde nel 2 e vince nel 2 e avessi 2 punti in più. La classifica secondo me non è giusta nei confronti nostri, però è questo quello che è uscito fuori fino ad oggi, speriamo di finire bene e di poter progettare un ottimo inizio per il prossimo anno. Per quanto riguarda la concentrazione abbiamo lavorato tanto su questo e siamo contenti di questo e che soprattutto i ragazzi hanno risposto, perché uno può lavorare tanto ma se poi loro non rispondono c'è poco da fare. Un ringraziamento particolare alla società che ci dà l'opportunità di fare questo settore giovanile e del cui siamo orgogliosi come società. Sono tutti ragazzi di Aprilia, poi questa è una cosa molto 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 importante da rimarcare sempre.